Ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo nel secondo gameplay di Astroneer e mi vedete su un pianeta diverso perché praticamente ho iniziato la coop con un amico, poi questo amico ha avuto dei problemi al computer, infatti non vedete neppure la sua navicella. Comunque, a breve ci sarà. Questo mondo siamo stati più fortunati di quello che avevo esplorato io perché già abbiamo trovato una serie di belle cosette. Abbiamo trovato già roba da scoprire, insomma, e ci è andata piuttosto bene. Questa già l'ho esplorata, questa parte qui. Volevo far vedere. Qui ho dei moduli di energia. E andiamo a vedere la nostra nuova base, che poi continueremo anche in co-op. Allora, qui abbiamo del sano e bel composto, o almeno c'era. C'era, perché sembra che ne sia rimasto ben poco. È un po' particolare la gestione delle telecamere. Ah, io sto là, sto. Figuratevi, sarà sbagliata completamente. Ho fatto una bella linea di tether, così. Secondo me sta avvenendo una tempesta. Poi non voglio di niente. Ok, ho fatto una bella linea di tether e ho già ricercato qualcosina. Vedete, siamo capitati in una zona dove c'erano delle astronavi. Allora, ho del titanio, ragazzi. Poi praticamente questo mio amico non ci ha giocato, quindi, perché ha avuto dei problemi al computer, e quindi mi ha lasciato da solo qua. Voglio lasciare un po' di robetta. Sapete perché? Perché se capita che vengo preso da una tempesta più volte, poi non posso recuperare i materiali, quindi ogni tanto conviene venirli a posare. Allora, ho costruito una zona, che ho costruito, fatemi vedere, non ricordo molto bene. Allora, abbiamo, vabbè, la classica zona di ricerca, che è questa qui. Il fonditore e la stampante, se non sveglio, alla Lino Banfi. Sì, no, questa è la ricerca. Lo stoccaggio, la turbina eolica, la batteria, il generatore. Vedete? Ok, perfetto. Andiamo ad esplorare una zona che mi era piaciuta particolarmente perché ci serve del composto, e sta zona era ricchissima di composto, se non erro, e si trova esattamente lì giù. Sì, dovrebbe stare. Sì, che qui ho trovato, qui praticamente c'erano delle cose messe. Qui inizia ad esserci già il composto. Vedete? Guardate, guardate. Ce n'è non tantissimo, però un pochetto lo riusciamo a raccogliere. Qui, che era qua? Ossigeno, vabbè, l'ossigeno ci frega poco, ci interessa più tutto questo composto, che è un materiale davvero ottimo e che ci serve veramente a tanto. Fatemi vedere, un'altra. Ok,
possiamo portarne più e quindi ci conviene andare a casa a costruire qualcosa, magari cui il composto sia richiesto, ovviamente. Altrimenti non dico che non è servita a niente questa gira, però dai. Allora, successivamente mi vorrei spingere più da quella parte. Vedete che già ho costruito un po' il tetra che punta in quella direzione. Cosa possiamo costruire? Non ci serve. Pannello solare. Vediamo. Se non è come a quello. Ah no, questo è grande. Alla faccia, questo occupa due slot ed è grande, quindi dovrebbe dare energia a tutte queste macchinucce qua. Facciamoci il fonditore qui. Ok, il fonditore praticamente, ragazzi, quando abbiamo del materiale grezzo lo buttiamo qui dentro. Fatemi dire un attimo se... E come dico io una cosa, un attimo. Allora, organico e organico. Fatemi vedere un attimo. Oh, cazzarola. Perfetto. Dovremmo, non sottoscrivo, per, non dovremmo, ecco, perfetto, non ci moriamo almeno, perché siamo nel senso opposto al vento, perfetto. Mamma mia, ragazzi, le tempeste durano poco, però sono micidiali. Guardate come il pannellino sembra che continui a lavorare. Già la cera. Ok, queste cuffie, i capelli me li fanno a cazzo proprio, quindi sta durando parecchio sta tempesta, eh? Guardate tutti questi blocchi, fossero almeno utili. Ha finito, no? Dai, su, che ci abbiamo da fare. Finita? Sembra di sì. Perfetto. Allora, cosa possiamo lasciare qua? Il composto che possiamo costruirci, il tetra che ci serve assolutamente. Ossigeno lo possiamo lasciare qua. Resina la possiamo lasciare qua. Perfetto, così ci togliamo un po' di materiale. Cos'altro posso toglierci qua? Se c'è un altro pochino di posto, sì, conviene che mi porto solo un composto dietro, ragazzi. Ok, allora praticamente mi stavo allontanando in questa direzione per esplorare un pochetto meglio, insomma, che si vedono delle cosette interessanti. Ok, io prendo perché non sia mai che ci dovesse servire poi l'energia. Poi come mettiamo? Oh, ogni tanto capita che si bugga qualcosetta. Ok, qua c'è dell'altro composto. Vedete? Intanto capita.
là sembra vedersi qualcosetta, ragazzi. Non raccolgo il composto lì perché mi dovrebbe bastare questo tether. Forse c'ho già dell'altro composto, non so. E dai, madonna. Quando fa così fa abbastanza innervosire. Ok. Ci siamo arrivati ed è essenzialmente una zona nuova per noi questa. Ok, guardate. Non so. Vediamo. Anche se... Non lo so, ragazzi, sembra che comunque ci sia. Questo è un elemento sconosciuto. Ok, sembra che ci sia qualche elemento di... Ok, qui sono elementi organici. Salvo che dobbiamo andare a ricercare il robo. Vedete, ogni tanto capita questo bug. Questo praticamente non ha fine. C'è qualcosa di collegamento, come se potesse essere collegato da qualche parte, però non so. Allora, portiamo questo alla base, ragazzi, e andiamo a vedere con la ricerca, sempre se ci arrivo alla base. Ok, sembra aver capito di correre. Qua ricordiamoci che c'è il nostro composto, anzi, visto che ci troviamo 4 slot addirittura ne possiamo prendere, conviene approfittarne. Basta perché l'organico ci ha rubato un posto. Da come credo di aver capito che questi i materiali che troviamo su queste rocce si riformano, quindi dopo un tot di tempo, che non salti qua. No, ok, come vuoi. Allora, andiamo a ricercare. No, ora si è buggato, essendo pre-alfa, ogni tanto ci si bugga qualcosetta. Allora, facciamo sta ricerca. Ok, si è ripreso. Che roba sei? Celle di energia. Guardate come quel pannello solare gigante che abbiamo messo ricarica tutto, ragazzi. Allora, fatemi vedere cosa possiamo costruire. Stoccaggio. Ci può essere utile, sì. Turbina eolica anche ci può essere utile. Dovremmo avere dell'alluminio. O l'ho usato per... No, l'ho usato, credo. Sì, credo di averlo usato. Litio non l'abbiamo. Rame non l'abbiamo. Possiamo fare questo. Possiamo fare lo stoccaggio.
Lo stoccaggio ci è molto molto utile, ragazzi. Ora vi faccio vedere perché. Allora, noi abbiamo sto modulo qua. Praticamente lo piazziamo, occupa due slot, però al tempo stesso abbiamo slot da 8 per mettere la roba. Praticamente ora, così, guardate. 2, 3, 4 e 5 li poso. Cioè, una cosa fenomenale. Ora, questi che se ne sono andati per fatti loro è un altro conto. Tu, ti ho detto che ti devi me no. Io ti dico che devi stare qua. Ok, ha capito. Allora, tu rimettiti qua, così ho sempre poca roba dietro e se dovessi morire ripetutamente, almeno non resto proprio fregato. Allora, mi era sembrato che qua nelle vicinanze ci stava una parte, diciamo, sotterranea. Oh, non voglio dire stronzate, ma mi sembrava, e credo che mi sembrava soltanto, ragazzi, perché non si vede nulla, però qua c'era del composto una volta, tempo indefinito. Allora, cosa possiamo fare? Vuol dire che abbiamo già fatto un bel pochino di cose. Comunque, se riusciamo a fare, io sento battere. Ragazzi, io sento battere in una maniera assurda. Guardate quanto composto. Ora non so se si è buggato l'audio del gioco o effettivamente ci sta qualcosa di abnorme. Allora, sono full. Sono full e questo significa che ci possiamo usare il tether per allontanarci ulteriormente. Qui c'è della resina. Che se c'è della resina abbiamo fatto tombola, eh? Aspettate. Così. Dell'altro composto addirittura. Se voglio sprecare un po' di composto. Così facciamo dell'altro tether e sblocchiamo qualche slot, ragazzi. Che se c'è della resina abbiamo svoltato abbastanza, perché ci serve qualche materiale diverso. Così siamo abbastanza lontani, eh. Ok, siamo parecchio parecchio lontani da casa, eh? Ah, però,
scoperto dov'è la parte sotterranea. Mi ricordavo che avevo esplorato superficialmente questa parte, però non mi ricordavo precisamente dove era. Questa dovrebbe essere Resina. Ok, io ovviamente ora che faccio? Guardate. Tu stai? Ok, perfetto. Visto che sappiamo che la grotta ti pareva. È da questa parte. Ci prepariamo già. L'ingresso qui. Ingresso è abbastanza inquietante, ragazzi. Ok, altro tether. Ok, li mettiamo qua. Che palle quando succede. No, l'ho pure perso. Allora. Ah, guardate, non è. Allora ora vi faccio vedere un po' una cosa. Allora, qua c'è la salita, no? Perfetto. Se io buco qua, esco da quella parte. Ora vi faccio vedere come funziona il fonditore. Non c'ho più spazio, quindi torniamo alla base. Ragazzi, scusate se magari parlo poco, ma sto gioco e ti prende. Allora, credo che sia quasi il momento di salutarci, perché abbiamo fatto veramente un po' il singhiozzo. Abbiamo fatto veramente parecchio e con sto gioco il tempo vola. Allora, non so manco quanto abbia registrato. Allora, ci stacchiamo un attimo da qua, non succede niente. Ora vi faccio vedere il fonditore. Fonditore, dove stai? Fonditore, fonditore. Fonditore è questo, dovrebbe essere questo. Allora, tutta sta roba, mo, vedete che ci serve. E a te mettiamo
No, azz, fermati un attimo, mannaggia. Ok. Guardate qua. Avete visto? Abbiamo l'alluminio. Abbiamo l'alluminio, perfetto ragazzi. Allora, spero che intanto fatemi salvare, perché se non salvo succede un macello. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso vi invito a lasciare tanti tanti like, a passare su la mia pagina Facebook e a iscrivervi al canale Telegram. Bella, e alla prossima col vostro Ray.